Lo sapevi che Matusalemme è l'uomo più longevo mai registrato nella Bibbia, vivendo fino a 969 anni? Ma perché Dio permise che vivesse così a lungo? Qual è il significato nascosto dietro questa vita così lunga? E in questo video vedremo insieme un mistero che molti ignorano: la vera ragione per cui Dio attese Matusalemme. Preparati, perché ciò che scoprirai potrebbe cambiare la tua visione sulla pazienza e sul piano divino di Dio. Matusalemme è menzionato nella genealogia della Genesi, essendo figlio di Enoch e nonno di Noè. Per comprendere l'importanza della sua vita, dobbiamo tornare indietro nel tempo e analizzare l'ambiente in cui visse. La terra era corrotta e la malvagità si era diffusa tra gli uomini. In Genesi capitolo 5, versetto 27, la Bibbia ci rivela che Matusalemme visse per 969 anni, essendo l'uomo con la maggiore longevità registrata nella storia biblica. Ma l'attenzione qui non è solo sulla sua impressionante età. La questione è: perché Dio permise una vita così lunga in un contesto dove il giudizio stava per arrivare? Per rispondere, dobbiamo ricordare chi era Enoch, il padre di Matusalemme. Enoch camminò con Dio in modo così intimo che non fu più trovato, perché Dio lo aveva preso con sé. Genesi, capitolo 5, versetto 24. Questo ci offre un indizio sull'eredità spirituale che Matusalemme ricevette. La connessione spirituale tra Enoch e Matusalemme suggerisce che Dio stava operando in modo specifico in quella discendenza. Ora, un fatto curioso sul nome Matusalemme. Alcuni studiosi ritengono che il suo nome possa essere tradotto come colui che porta la morte o uomo della lancia. Questo significato ha una connessione diretta con il diluvio. Non è una coincidenza che, secondo la cronologia biblica, Matusalemme morì esattamente nell'anno in cui il diluvio iniziò. Ciò significa che la sua vita fu come un orologio profetico, segnando il tempo della misericordia di Dio verso l'umanità. Questa lunga vita simboleggiava il periodo prolungato di grazia che Dio concesse all'umanità affinché si pentisse prima del giudizio. Inoltre, il fatto che Matusalemme fosse il nonno di Noè non è un dettaglio irrilevante. Noè fu scelto da Dio per costruire l'arca e preservare la vita durante il diluvio. Questo mette in risalto che Matusalemme fu presente in uno dei momenti più decisivi nella storia della redenzione. Pertanto, la vita e il tempo di Matusalemme racchiudono un messaggio profondo. Dio, nella sua infinita pazienza, prolungò il tempo del giudizio per concedere all'umanità un'ulteriore opportunità di pentirsi. Comprendere il contesto di Matusalemme non è solo una questione di conoscere la cronologia biblica, ma di riconoscere la manifestazione del carattere di Dio. Il prolungamento della sua vita è un riflesso della pazienza divina che ritarda il giudizio per amore delle anime. Questa è una verità che risuona ancora ai nostri giorni, dimostrando che Dio continua ad essere misericordioso, concedendo tempo affinché le persone tornino a Lui prima che il giudizio finale avvenga. La storia di Matusalemme va oltre la curiosità sulla sua longevità. Esiste un profondo significato profetico nella sua vita, e tutto inizia con Enoch, suo padre. Enoch non era un uomo comune. La Bibbia dice in Genesi, capitolo 5, versetto 24, che Enoch camminò con Dio e non fu più trovato, perché Dio lo prese. Enoch aveva un'intimità così grande con Dio che, a quanto pare, fu risparmiato dalla morte fisica e portato direttamente alla presenza divina. Ma prima di questo, ricevette una rivelazione che riguardava suo figlio, Matusalemme. Il nome Matusalemme ha una radice ebraica che, come abbiamo visto in precedenza, secondo molti studiosi, può essere tradotta come colui che porta la morte o uomo della lancia. Questa interpretazione suggerisce che la vita di Matusalemme fosse direttamente collegata all'inizio del giudizio divino. E cosa accadde subito dopo la sua morte? Il diluvio che distrusse tutta la terra. Non è un caso che, secondo la cronologia biblica, Matusalemme sia morto lo stesso anno
in cui iniziò il diluvio. Questo dettaglio ci mostra come Dio abbia usato la sua vita come simbolo della sua pazienza e misericordia. La vita prolungata di Matusalemme non è stata solo un primato di longevità, è stato un segno profetico. Dio, nella sua infinita misericordia, ha esteso il tempo di vita di Matusalemme come un modo per dare all'umanità un'ulteriore possibilità di pentimento. Il fatto che egli abbia vissuto per 969 anni è stata una dimostrazione del desiderio di Dio di ritardare il giudizio e permettere alle persone di trovare la salvezza. Ora, riflettici. Mentre Matusalemme invecchiava, il mondo intorno a lui diventava sempre più corrotto. La malvagità cresceva al punto che Dio decise che l'unica soluzione sarebbe stata un nuovo inizio attraverso il diluvio. Ma anche di fronte a tutta questa malvagità, Dio rimandò il giudizio fino all'ultimo momento, aspettando che si compisse il tempo di Matusalemme. Questa storia rivela il carattere di Dio. Egli è giusto, ma è anche pieno di compassione, ritardando il giudizio affinché il maggior numero possibile di persone abbia l'opportunità di pentirsi. Quando finalmente Matusalemme morì, il tempo di grazia finì e venne il diluvio. Questa connessione tra la vita di Matusalemme e il giudizio globale rafforza il messaggio che, anche in mezzo alla corruzione e al peccato, Dio offre ancora un tempo di misericordia. Oggi, questo tempo di misericordia continua attraverso Gesù Cristo. Allo stesso modo in cui Dio ha aspettato nei giorni antichi, egli attende ancora che le persone si rivolgano a Lui prima che arrivi il giudizio finale. Questa storia non è solo una curiosità biblica, ma un avvertimento su come Dio affronta il peccato e, allo stesso tempo, una dimostrazione della sua pazienza amorevole. La vita di Matusalemme ci insegna una lezione potente sulla pazienza e sulla misericordia di Dio. In un mondo che stava diventando sempre più corrotto, dove il peccato sembrava dominare ogni ambito della vita, Dio ha esteso il tempo di grazia, permettendo che Matusalemme vivesse per 969 anni. Ciò dimostra che il Signore, nonostante sia giusto e santo, non si affretta a portare il giudizio. Al contrario, Egli offre opportunità affinché l'essere umano si pente e torni a Lui. Questo tempo prolungato di grazia ci ricorda qualcosa di cruciale. Dio non prova piacere nella distruzione dell'empio. In Ezechiele, capitolo 33, versetto 11, il Signore dichiara: «Non ho piacere nella morte dell'empio, ma piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva». Matusalemme è stato un segno vivo di questa verità, testimoniando la pazienza divina. Dio ha esteso il tempo al massimo prima di portare il diluvio, sperando che, in qualche modo, le persone si pentissero e cambiassero le loro vite. Ai giorni nostri, questa lezione continua ad essere valida. La pazienza di Dio è ancora in azione. Spesso interpretiamo il ritardo di Dio nell'agire come indifferenza, ma in realtà Egli ci sta dando tempo per pentirci. In 2 Pietro, capitolo 3, versetto 9, è scritto: «Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come alcuni giudicano. Al contrario, Egli è paziente con voi, non volendo che nessuno perisca, ma che tutti giungano al pentimento». La storia di Matusalemme è un antico esempio di questa stessa realtà che viviamo ora. La vita di Matusalemme è un invito alla riflessione. Ci mostra che il tempo che Dio ci concede non è un caso, né semplicemente per prolungare i nostri giorni sulla terra. È un'estensione della sua misericordia, un'opportunità per tornare a Lui, per pentirci e per vivere secondo la sua volontà. Oggi abbiamo ancora tempo, ma questo tempo, come quello di Matusalemme, giungerà anch'esso alla fine. Pertanto, possiamo discernere la grazia di Dio nelle nostre vite e sfruttare il tempo che Egli ci concede per allinearci al suo scopo eterno. In sintesi, Matusalemme non è stato solo un uomo di età avanzata, è stato un simbolo della pazienza divina, della lunga attesa di Dio per la conversione dei peccatori. La sua storia è una dimostrazione chiara che il Signore desidera salvare e non distruggere, ma spetta a ciascuno di noi approfittare del tempo di misericordia che ci è concesso e fare la scelta di vivere secondo i cammini di Dio.
Durante il 969 anni, il Signore ha esteso il tempo di grazia prima di portare il diluvio. Questo ci insegna che Dio è misericordioso, ma anche che la misericordia ha un limite. Così come la fine dei giorni di Matusalemme ha segnato l'inizio del giudizio per quella generazione, esiste anche un punto in cui la misericordia che abbiamo attraverso Gesù si esaurisce e il giudizio di Dio si manifesta. Gesù è l'espressione massima della grazia e della misericordia di Dio. È venuto nel mondo, ha sofferto, è morto e è risuscitato affinché potessimo avere la possibilità di sfuggire al giudizio e trovare la vita eterna. Ma questa opportunità è temporanea. La storia di Matusalemme ci ricorda che la linea tra misericordia e giudizio è sottile. Matusalemme visse per quasi 1000 anni, ma quando morì venne il diluvio, mostrando che il tempo di grazia era finito. Allo stesso modo, oggi viviamo sotto la grazia, ma non sappiamo fino a quando questa grazia sarà disponibile. La Bibbia ci avverte in Ebrei, capitolo 9, versetto 27. È stabilito che uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio. Questo versetto mette in evidenza l'urgenza di sfruttare il tempo di misericordia che ci viene offerto. Così come ai tempi di Matusalemme, molti pensavano che il giudizio non sarebbe mai arrivato, ma giunse all'improvviso. La misericordia di Gesù è disponibile oggi, ma non possiamo presumere che sarà sempre a nostra disposizione. La linea tra misericordia e giudizio può essere attraversata in qualsiasi momento. La storia di Matusalemme ci insegna che Dio è buono, ma anche giusto. Egli aspetta, ma non indefinitamente. Allo stesso modo in cui il diluvio venne dopo la morte di Matusalemme, il giudizio verrà dopo la conclusione di questo tempo di grazia che stiamo vivendo ora. Gesù, nella sua compassione, estende questa misericordia a tutti, ma ogni giorno che passa, il tempo si avvicina alla sua fine. Ignorare questa opportunità è pericoloso, poiché non sappiamo quando il nostro tempo finirà. Oggi, Gesù ci chiama al pentimento e alla salvezza. Egli ci offre una via di scampo dal giudizio che certamente verrà. La pazienza di Dio è grande, ma non infinita. Matusalemme è stato un segnale che il tempo stava finendo per la sua generazione, e ora la storia si ripete nei nostri giorni. La grande domanda è: stiamo approfittando del tempo di grazia o stiamo trascurando la chiamata di Gesù? Dobbiamo imparare dalla storia di Matusalemme e riconoscere che la misericordia di Gesù, sebbene abbondante, ha un limite. Dobbiamo rispondere alla sua chiamata oggi, mentre abbiamo ancora la possibilità, perché così come il diluvio venne al tempo di Noè, il giudizio verrà per tutti noi. La storia di Matusalemme ci mostra come Dio, nella sua infinita bontà, abbia ritardato il giudizio per dare all'umanità un'altra possibilità di pentimento. Ma questa pazienza ha uno scopo: condurci al pentimento, alla vera trasformazione che ci riconcilia con Dio. Così come ai tempi di Matusalemme, il peccato continua a portare conseguenze devastanti. Esso separa l'uomo da Dio e ci mette su un cammino di distruzione. Tuttavia, la buona notizia del Vangelo è che, anche in mezzo al peccato, la grazia e la misericordia di Gesù ci raggiungono, offrendo la salvezza di cui abbiamo tanto bisogno. Il pentimento è il punto di partenza per questa trasformazione. In Atti capitolo 3, versetto 19, siamo chiamati al pentimento e alla conversione, affinché i nostri peccati siano cancellati. Questo pentimento è più di un semplice sentimento di colpa. È un cambiamento genuino di mente e cuore, una decisione di abbandonare il peccato e seguire Cristo. La grazia di Gesù ci offre il perdono, ma è attraverso il pentimento che questo perdono diventa una realtà nelle nostre vite. La misericordia di Gesù si manifesta in modo più potente nel sacrificio che Egli ha fatto per noi. Egli, essendo perfetto, ha preso su di sé i nostri peccati e ha pagato il prezzo che noi avremmo dovuto pagare. In Romani capitolo 5, versetto 8, è scritto: Dio dimostra il suo amore verso di noi. Cristo è morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Questo sacrificio apre la porta alla salvezza, ma questa salvezza diventa nostra solo quando riconosciamo la necessità di pentirci
e accettare il perdono che Gesù offre. Le conseguenze del peccato sono serie ed eterne, ma la salvezza è a nostra disposizione attraverso Gesù Cristo. Egli è l'unico modo per riconciliarci con Dio, come Egli stesso ha detto in Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è il messaggio centrale del Vangelo. Abbiamo bisogno di Gesù per essere salvati. L'opportunità è davanti a noi adesso, ma proprio come nei giorni di Matusalemme, il tempo di grazia non sarà per sempre. Accetta oggi questa offerta di salvezza, pentiti dei tuoi peccati e ricevi la vita eterna che Gesù ha conquistato per te. La storia di Matusalemme è un potente promemoria che la grazia di Dio è reale, ma anche che ogni secondo conta. Immagina di vivere sapendo che in qualsiasi momento la fine della misericordia si avvicina. Non si tratta di paura, ma di riconoscere l'importanza delle nostre scelte oggi. Dio non ha prolungato la vita di Matusalemme solo per stabilire un record di longevità, ma per dimostrare che il tempo di pentimento è un dono prezioso, un dono che, se ignorato, porta a conseguenze eterne. La grande questione non è quanto tempo abbiamo, ma cosa faremo con il tempo che ci è stato dato. Dio ha già preso la decisione di estendere la misericordia attraverso Gesù. Ora la decisione è nelle nostre mani. Ogni giorno che passa stiamo scrivendo la storia della nostra eternità. E questa storia può avere un finale glorioso, ma dipende dalla scelta che fai adesso. Pensa bene, cosa stai facendo con la tua opportunità di riconciliarti con Gesù? La vita non aspetta nessuno e la linea tra grazia e giudizio è molto più sottile di quanto immaginiamo. Ora scrivi nei commenti, quale decisione prenderai oggi? Continuare nel peccato e negare Cristo fino al giorno del giudizio o accettarlo ora? Pensa e rispondi. E se avete visto finora e non hanno ancora sottoscritto al nostro canale, iscriviti ora, attivare la campana notifiche, in modo da aiutare il nostro canale a crescere. Un abbraccio e fino al prossimo video!